Mi presento, Plinio il Giovane. Insomma, sono passati un sacco di anni, sono un uomo di mezza età, però alla fine faccio sempre impazzire tutti. Li faccio impazzire però non troppo, quel tanto che basta. Per fare questo tavolo che avevo in mente da tanto tempo ci è voluto un po' di pazienza da parte di chi ha voluto seguirmi in questo progetto. Però non è stato così difficile, perché a volte nei magazzini di un vecchio stampatore si trovano delle cose interessanti. Infatti questo, che in realtà è un progetto già esistente, uno stampo inventato, realizzato da un illustre sconosciuto negli anni 50, in realtà crea una struttura da 110 cm che semplicemente per questa leggera curva che ha sui fianchi, che lo crea un vassoio, lo rende resistente. Ecco perché questo tavolo con un coperchio da 6 mm riesce a essere un oggetto leggero, facile da spostare e secondo me abbastanza nuovo. Nuovo con una cosa vecchia. Abbiamo impiegato materiale pochissimo. Tanta intelligenza, gli incastri sono fatti ancora a coda di rondine, le spine sono fatte ancora a mano, la lucidatura è fatta ancora con olio di lino cotto con cenere della stufa, quindi anche lì abbiamo recuperato un pigmento naturale che altrimenti andrebbe smarrito. Il mio brand è un po' così, Plinio il Giovane non dorme e sogna, ma è anche Giano Bifronte, chi guarda al passato perché deve proiettarsi nel futuro. Cos'è Plinio il Giovane? È una piccola struttura dove un designer sa fare anche la contabilità, ma è nato tutto per magia. Venivo dall'antiquariato, bazzicavo tra i laboratori di Brera, dove allora invece della moda c'erano proprio i nostri restauratori, e dalla capacità di vedere come si potevano incastrare due legni e come quei due legni erano resistiti nel tempo, mi è venuta voglia di creare mobili. Io credo di passare la vita a caccia di mestieranti. I mestieranti sono quelli che mi insegnano come si può costruire un mobile. E poi lo progetto. È una strana formula, però dura dal 75. Le macchine automatiche noi non le abbiamo mai acquistate e da 35 anni continuiamo a costruire cose fatte a mano. Lui si chiama Nascondino. Incredibile, l'ha disegnato una ragazza di 15 anni. È buffo, perché evidentemente mia figlia, che non mi accompagna mai durante il Salone Mobile, può avere un'idea. Un'idea brillante, perché ne hanno parlato 7, 8, forse 9 giornali durante questo Salone Mobile. Questa cosa vuol dire molte cose, vuol dire che tante volte bisogna veramente partire da zero. Io credo che il designer italiano che si è fatto conoscere nel mondo, che in tutti questi anni ha creato questa enorme storia, credo abbia bisogno di leggerezza. Leggerezza non solo nel prodotto, ma anche nel modo di progettare. Cioè qualcosa di nuovo a volte nasce da un bambino, cioè un bambino forse ne sa più di noi.